16 gennaio 2022. Intervista di Claudio Salvagni, a Cusano Italia TV. Le decisioni da parte della Corte di Cassazione sulle plurime istanze di accesso ai reperti. Presentate dalla difesa di Massimo Bossetti, nella speranza di ottenere una eventuale revisione del processo, attese per metà novembre 2021, hanno subito un ulteriore rimando. La Cassazione si pronuncerà in merito, in data 7 aprile 2022. Sarà la prima sezione alla quale sono state inoltrate le richieste a pronunciarsi in merito. E quanto dichiarato all'emittente Cusano Italia TV dall'avvocato Claudio Salvagni. L'avvocato Claudio Salvagni, intervistato da Fabio Camillacci, approfondisce una recente sentenza sul famoso video del furgone di Bossetti. Sentenza con cui il Tribunale di Milano ha archiviato il procedimento contro 18 giornalisti accusati di diffamazione. Salvagni parla del video del furgone che gira attorno alla palestra, asserendo che quel video del furgone ha leso alla presunzione di innocenza dell'allora indagato muratore di Mapello. Era necessario creare il mostro, continua l'avvocato. Il solo DNA non era sufficiente. Per rafforzare il DNA, si è creato un video ad arte, un video, a detta degli inquirenti, creato per esigenze di comunicazione, che era stato dato alla stampa in accordo con la procura. Escluso, però, a detta degli stessi inquirenti, dai fascicoli processuali. La richiesta della visione dei reperti e delle loro eventuali analisi servirebbe, alla difesa, ad ottenere una revisione del processo ed a dimostrare che il DNA riscontrato non sarebbe quello di Massimo Bossetti. Accertato che quel DNA non è di Bossetti, tutti gli altri indizi cadrebbero automaticamente, è la conclusione dell'avvocato, che continua. Ho visto Massimo Bossetti pochi giorni fa, purtroppo è molto amareggiato per questo ulteriore rinvio che sposterà le lancette sino al 7 aprile 2022. In carcere, prosegue l'avvocato. Bossetti si dedica alla scrittura, scrive poesie, impiega soprattutto il suo tempo lavorando. Riceve periodicamente la visita dei familiari ed è collocato in una sezione comune. Non è, tra i protetti, a dimostrazione che i detenuti non lo ritengono colpevole di reati verso minori. Bossetti sottolinea Salvagni, non ha accesso a YouTube. Sono io che gli racconto le voci che girano, cosa accade, cosa viene scritto sul web, lui purtroppo non può accedere a questi strumenti. L'appuntamento ora è per la data del 7 aprile 2022.